cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Edizione molto femminile oggi. Cominciamo da Julia Roberts, che coprodurrà il thriller Fool Me Once e ne sarà anche protagonista. Il film, tratto dal libro omonimo di Harlan Coben, racconterà la storia di un ex pilota di operazioni speciali che un giorno vede la propria figlia giocare con suo marito. Il problema è che l'uomo in teoria sarebbe stato assassinato 2 settimane prima. Da quel momento la protagonista inizia ad esaminare la propria vita per capire cosa è vero e cosa non lo è. Mentre Julianne Moore raggiunge Ken Watanabe e Demian Bichir nel cast di Belcanto, film drammatico diretto da Paul Weitz, che ne ha scritto anche la sceneggiatura. La storia, tratta da un romanzo, è ambientata in Perù, dove un soprano arriva per tenere un concerto privato in onore di un industriale giapponese. Durante la serata, però, la villa è presa d'assalto da un gruppo di guerriglieri e gli invitati vengono presi in ostaggio. La situazione si trasformerà subito in un pericolosissimo stallo. Intanto Rebecca Ferguson è entrata nel cast di un musical biografico sull'impresario circense P.T. Barnum, che verrà interpretato da Hugh Jackman. Il film, diretto da Michael Gracey, si intitolerà The Greatest Showman on Earth. Assieme a lei sul set anche Zac Efron e Michelle Williams. Parlando sempre di signore del cinema, Glenn Close sarà presto sul set insieme a Gillian Anderson, Christina Hendricks e Max Irons nell'adattamento di Crooked House, romanzo di Agatha Christie che in italiano si intitola È un problema. La vicenda ruota attorno all'assassinio di un ricco e anziano uomo d'affari. Il film, che ha avuto una lunghissima gestazione, verrà diretto da Gilles Paquet-Brenner. Ci salutiamo con un appuntamento, quello con il Parma International Music Film Festival, che si terrà dal 19 al 25 settembre. L'apertura sarà dedicata al terremoto in Emilia del 2012 con il documentario Inagibile. La premiazione con la Violetta d'Oro è in programma per domenica con Stefania Rocca, madrina della manifestazione. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!